Imitazione di Cristo. Libro terzo, capitolo quarto. Mantenersi intimamente uniti in Dio, in spirito di verità e di umiltà. Figlio, cammina alla mia presenza in spirito di verità e cercami sempre con semplicità di cuore. Chi cammina dinanzi a me in spirito di verità sarà protetto dagli assalti malvagi. La verità lo farà libero da quelli che cercano di sedurlo e dai perversi con le loro parole infamanti. Se ti farà libero la verità, sarai libero veramente e non terrà alcun conto le vane parole degli uomini. È vero, Signore, ti prego, così mi avvenga come tu dici. Mi sia maestra la tua verità, mi custodisca e mi conduca alla meta di salvezza. Mi liberi da effetti e da amori perversi, contrari alla divina volontà. Allora camminerò con te, con grande libertà di spirito. Io ti insegnerò, dice la verità, ciò che è retto e mi è gradito. Ripensa con grande amaro dolore ai tuoi peccati e non credere mai di valere qualcosa per opere buone che tu abbia compiuto. In realtà sei un peccatore, irretito da molte passioni e schiavo di esse. Da te non giunge nulla. Subitamente cadi e sei vinto. Subitamente vieni sconvolto e dissolto. Non hai nulla di che ti possa vantare. Hai molto invece di che ti debba umiliare. Giacché sei più debole assai di quanto tu possa capire. Di tutto quello che fai, niente ti sembri grande, prezioso e ammirevole, niente ti sembri meritevole di stima. Alto, lodevole e desiderabile davvero, ti sembri soltanto ciò che è eterno. Più di ogni altra cosa ti stia cara la verità eterna, e sempre ti dispiaccia la tua estrema pochezza. Nulla devi temere, disprezzare e fuggire, quanto i tuoi vizi e i tuoi peccati, cose che ti debbono affliggere più di ogni danno materiale. Ci sono persone che camminano al mio cospetto con animo non puro, persone che, dimentiche di se stesse e della propria salvezza, e mosse da una certa curiosità e superbia, vorrebbero conoscere i miei segreti e comprendere gli alti disegni di Dio. Costoro cadono sovente in grandi tentazioni e in grandi peccati per quella loro superbia e curiosità che io ho in odio. Mantieni una religiosa riverenza dinanzi al giudizio divino, dinanzi allo sdegno dell'Onnipotente. Non volere dunque sondare l'operato dell'Altissimo. Esamina invece le tue iniquità. In quante cose hai errato e quante cose buone hai tralasciato. Ci sono alcuni che fanno consistere la loro pietà soltanto nelle letture, nelle immagini sacre e nelle raffigurazioni esteriori e simboliche. Altri mi hanno sulla bocca, ma poco c'è nel loro cuore. Ci sono invece altri che, illuminati nella mente, eppure nei loro affetti, anelando continuamente alle cose eterne, provano fastidio a sentir parlare di cose terrene e soffrono ad assoggettarsi a ciò che la natura impone. Sono questi che ascoltano ciò che dice dentro di loro lo spirito di verità, il quale ti ammaestra a disprezzare le cose di questa terra e ad amare quelle del cielo, ad abbandonare il mondo e ad aspirare giorno e notte al cielo.